calmo, pacato, gentile, quello che si definisce un vero gentiluomo. Azeglio Vicini era così, ma anche ironico, pronto alla battuta e a sdrammatizzare da buon romagnolo. Si è spento questa notte a 84 anni a Brescia, dove viveva da tempo. Amatissimo dai tifosi e soprattutto dai suoi calciatori, come quelli della Nazionale che nel 1990 in Italia vide il suo sogno mondiale infrangersi contro l'Argentina di Maradona in semifinale dopo una serie sciagurata di rigori. Quella era la sua squadra, l'aveva plasmata e resa grande, da Zenga a Baresi, da Vialli a Baggio fino a Totò Schillaci. Tutti devono qualcosa a quel maestro che li prese per mano e li portò nel cuore degli italiani, anche senza aver alzato un trofeo. Prese le redini della Nazionale nel 1988 da Enzo Berzot, un'eredità difficilissima che seppe gestire con competenza e simpatia fino al 1991, quando lasciò la panchina ad Arrigo Sacchi. I suoi calciatori della Nazionale li chiamava sempre gli Azzurri, perché erano tutti parte di una cosa sola, come per spronarli a servire nel miglior modo possibile il buon nome dell'Italia. Tutti lo conosciamo come allenatore e commissario tecnico, ma una sbiadita figurina della Panini ci ricorda che è stato anche un calciatore. Prima a Vicenza, poi 7 lunghi anni a Genova alla Sampdoria e infine al Brescia. Giovanissimo, a 33 anni, comincia la sua carriera fuori dal campo, sulla panchina. Dopo una brevissima parentesi a Brescia, inizia il suo lunghissimo rapporto con la Federcalcio, prima da selezionatore dell'Under 23, poi dell'Under 21, da cui nell'86, quando passò alla Nazionale Maggiore, travasò tanti giocatori, poi diventati importanti.